Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video. Gigino Di Maio il Grande ci è arrivato. Sul referendum dice volevano colpire me e il governo e finalmente lo ha capito. La campagna per il no era per fare uno sgambetto ai 5 Stelle e per dare magari una spallata al governo. E così Gigino Di Maio dice nelle ultime settimane il livello di disinformazione sul tema del referendum ha toccato picchi preoccupanti, diverse forze non meglio identificate dai valori totalmente opposti si sono riunite sotto il vessillo del no con il solo scopo di colpire il governo e anche il sottoscritto. Così dice Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. La sensazione di questi giorni è stata che qualcuno sperasse in una vittoria del no perché in fondo sperava in una nostra sconfitta e in una mia sconfitta. Evidenzia Di Maio commentando l'esito del referendum sul taglio dei parlamentari. Aggiunge: credo che qualcuno abbia tentato e quindi abbia tentato contro, diciamo, di trasformare questo referendum anche in un referendum contro il governo e quindi ha ricevuto contro un boomerang, visto il risultato, prosegue il ministro in conferenza stampa. Ma il boomerang, nel senso, in molti hanno sperato che il no facesse cadere il governo, non è successo, ma non c'è nessun boomerang, non hanno ricevuto nessun boomerang chi ha votato no, semplicemente non è passato. La vittoria del sì mi rende felice e orgoglioso come cittadino italiano. Erano 20 anni che l'Italia non raggiungeva un risultato simile. È un segnale positivo di riavvicinamento tra la politica e i cittadini. Un risultato, osserva Di Maio, che non era scontato. Il nostro compito è cogliere le nuove opportunità. Una di queste non può che riguardare la normalizzazione degli stipendi dei parlamentari. Visto che c'è convergenza su questo aspetto, invito il fronte del sì e del no ad unirsi. Riduciamo anche gli stipendi dei parlamentari. Stiamo affrontando una crisi senza precedenti. Gli italiani hanno dato tanto, troppo. Spetta alla politica dare un altro segnale di crescita e di maturità. Ma certamente non è né con il taglio dei parlamentari, né con la riduzione eventuale dei parlamentari che si racimolano tutti questi soldi per poter fare chissà che cosa, visto che gli italiani stanno soffrendo per la crisi economica, allora con questi soldi risparmiati non si può fare niente. Quei soldi risparmiati riguardo la contabilità dello Stato sono niente, quasi il nulla. Tenete presente che hanno dato di più per il bonus monopattini, 120 milioni, 121 milioni di euro, che il risparmio del solo taglio dei parlamentari è di 100 milioni, quindi non sarebbe stato neanche sufficiente per fare il bonus monopattini. Quindi capite che va bene il taglio, fatto male, ma va anche bene, però che questo possa risolvere i problemi economici dell'Italia, questo no, caro Di Maio. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti quanti.